di investimento. Si intitola Occhio alle truffe, mette in scena la vicenda finanziaria di Charles Ponzi, truffatore degli anni 20. Lo spettacolo, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Reggio Emilia, mette l'accento sulla tutela di risparmiatori e investitori. Ci dice di più Francesco Rossi. A fine febbraio avevo già raccolto $5.000, 30.000 a marzo, 420.000 successivamente. In platea a Reggio Emilia 170 ragazzi delle scuole secondarie. Sul palco l'attore Massimo Giordano va in scena l'autobiografia di Charles Ponzi, all'anagrafe Carlo, italiano emigrato negli Stati Uniti inizio Novecento, autore della grande truffa finanziaria che da lui ha preso nome, lo schema Ponzi, un sistema piramidale che promette alti guadagni ma chiede sempre nuovi clienti fino a quando la piramide crolla e i clienti perdono tutto. Uno schema truffaldino ripetuto più volte negli anni, una lezione di educazione finanziaria nella settimana mondiale dell'investitore. L'uso consapevole del denaro deve partire proprio dalla consapevolezza che i soldi non si guadagnano giocando e c'è tutto il nuovo tema delle piattaforme di trading online, strumenti fondamentali, utilissimi, ma sono strumenti che vanno usati conoscendoli molto bene e soprattutto usandoli per quello che sono, cioè dei modi per investire dei soldi. E la rete è terreno fertile anche per le truffe, replicando aggiornato proprio lo schema Ponzi. Uno schema che ha una serie di ingredienti di base, cioè il mago della finanza, una persona che si pone come il guru, con competenze specialistiche elevatissime, a cui degno di fiducia. Il sogno. E quando uno comincia a sognare, non ascolterà più nessuno, perché il sogno è il killer della coscienza e della prudenza.